Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 30 aprile, ultimo giorno del mese. Aprile è volato via, un mese chiuso in casa, un mese così passato in maniera strana. Nella nostra vita lo ricorderemo come un mese volato, il mese del mio compleanno, il mese del compleanno di tanti miei amici volato via. Ma 25 anni fa non era volato via il 30 aprile. Il 30 aprile è stata una bella giornata. Milan batte la Reggiana a Reggio Emilia 4-0, l'autorete di De Napoli, ma prima c'era stato, che giocava già nella Reggiana, prima c'era stato il gol di Lentini, poi il quarto gol di Marco Simone. Ma io mi voglio soffermare, ne parlavo l'altro giorno nella diretta Instagram con Dejan Savicevic, proprio volevo parlare del gol di Dejan Savicevic, il gol del 3-0. Un gol memorabile non tanto per la pesantezza o l'importanza, ma per la morbidezza dell'esecuzione. La carezza del Montenegro ha veramente accarezzato il pallone. Gli è arrivato e l'ha accarezzato, l'ha ammorbidito per poi battere il portiere della Reggiana. Un gol splendido, con una caviglia di una morbidezza, di un nitore, di uno splendore incredibile. Veniamo all'attualità. Il titolo del video di oggi è che si sono aperti i vasi, non di Pandora, ma i vasi, e sono uscite delle indiscrezioni circa il mercato dell'estate scorsa, gli ultimi mercati addirittura, con una notizia interessante anche per quello che riguarda il futuro. Ieri sera, ho letto ieri mezzanotte, quando esce tradizionalmente l'editoriale del collega, dell'attento e ben informato collega Franco Ordine. E ci sono delle verità importanti riguardo all'estate scorsa, al mercato dell'estate scorsa. La prima, per esempio, che vi avevamo già accennato qualcosa al discorso Bakayoko. Noi vi avevamo già detto che sì, era praticamente quasi del Monaco, che sì, per 25 milioni di euro, poi dei problemi legati al discorso procuratore, ha fatto cadere tutto e il Milan avrebbe con questi soldi riscattato Bakayoko. Ma il Milan avrebbe già riscattato Bakayoko, ma chi si è opposto perché non lo vedeva adatto al suo gioco e agli suoi schemi, e si è opposto proprio l'allenatore Marco Giampaolo. Quindi questa è una notizia. Noi sapevamo dell'interesse del Milan per Bakayoko nel caso di cessione di che sì, ma in ogni caso Giampaolo si sarebbe opposto all'idea dei dirigenti rossoneri di prendere Bakayoko. Ma un'altra notizia che così diciamo fa pensare, quando leggiamo che già nell'estate scorsa gli acquisti erano stati suggeriti dalla coppia Moncada-Halmstad, così è scritto nell'articolo. Chiaro poi, perfezionati grazie all'incontro per quello che riguarda Hernandez a Ibiza tra Hernandez e Paolo Maldini, e perfezionati poi, visto i rapporti di Boban con lo stesso Rebic, anche se, ripeto, si parla di già una coppia importante, perché si hanno suggerito loro degli acquisti, quindi vuol dire che la coppia Moncada-Halmstad era già importante per quello che riguarda il mercato. Poi un'altra notizia sorprendente, anche quella così dell'idea negli ultimi giorni di mercato di prendere il giocatore brasiliano Tyson dello Shakhtar, poi naufragata per il costo ritenuto eccessivo. Quindi tutte queste notizie di mercato, ma quindi particolari, perché vuol dire che la coppia Halmstad-Moncada era già importante nel dare le tracce del mercato. Invece, per quello che riguarda invece una notizia importante che suffraga ancora il fatto che Ragnik sia il candidato numero uno alla panchina, è questa. Avevamo letto che Ragnik ci sarebbe stato un raffreddamento per le pretese di Ragnik. Invece, sempre virgolettato nell'articolo, no, Ragnik non avrebbe certamente preteso, avuto delle, non avrebbe avuto delle pretese irragionevoli, quindi non è vero questo, e quindi fa pensare proprio
che anche per questo motivo, perché rispetto a Marcelino vi avevo già detto che aveva invece creato un po' di malumore nel colloquio con i dirigenti del Milan, invece Ragnik no, non ha chiesto nulla, non ha chiesto la luna, non ha preteso giocatori, non ha avuto delle pretese a priori, a dimostrazione che sia sempre lui il candidato numero uno, è quello che vi diciamo da tempo. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.